Il Dipartimento di Scienze Agroambientali e Territoriali dell'Università di Bari ha da anni avviato studi e ricerche sulle plastiche, sull'utilizzo delle plastiche in agricoltura, sia sotto il profilo produttivo, sotto il profilo dell'efficienza ai fini energetici, che per quanto riguarda la problematica della raccolta e selezione e riciclaggio degli stessi materiali. I materiali plastici agricoli, dopo il loro consumo, devono essere considerati una risorsa piuttosto che non un rifiuto. Noi abbiamo condotto molti studi e molte ricerche, l'ultimo dei quali è stato un progetto finanziato dalla Commissione europea che ha coinvolto molti paesi del bacino del Mediterraneo, Italia, Francia, Grecia, Spagna ed altri paesi, al fine di individuare tutta quanta la filiera che conduce a una produzione che, limitandoci all'Italia, è di circa 240.000 tonnellate di plastiche provenienti dall'agricoltura all'anno, di cui circa 100.000 tonnellate all'anno costituita da film plastici usati per la copertura di serre, per la copertura di piccoli tunnel e per la pacciamatura, sempre per la produzione ortofloricola. Tutta questa massa di materiale plastico, dopo il suo consumo, purtroppo è spesso abbandonata o addirittura bruciata in pieno campo. Ricordo che 1 chilogrammo di polietilene bruciato in pienaria produce purtroppo 3 chilogrammi di CO2 emessi nell'atmosfera insieme ad altre sostanze tossiche e nocive. Tutto questo deve essere quindi affrontato in maniera radicale per contribuire al ciclo produttivo e per dare il contributo agli agricoltori realizzare una corretta procedura di stoccaggio, di conferimento e di riciclaggio di tale materiale plastico utilizzato, che può essere poi usato per tanti fini, come manufatti per l'edilizia, come manufatti per scopo agricolo, recinzioni, come pavimentazione, come additivi per materiali come bitume, calcestruzzi ed altro, o addirittura per realizzare nuovi film, sempre da clanulo riciclato, o tubazioni per l'irrigazione, sempre nell'ambito agricolo.